Dai Antonio, dai Vlada. Ultimo appuntamento della rassegna a settembre al Chiostro a Pagani. Domani la Fondazione Carminello ad Arco ospiterà due importanti eventi con i quali festeggiare il termine di questo percorso. Per la seconda volta Opes Danza sarà presente al Chiostro con una serata dedicata alla pace tra i popoli che vedrà protagonisti professionisti del mondo della danza che mostreranno il valore della cultura e dello sport, strumenti utili per superare le avversità. Infine ci sarà la consegna degli attestati di partecipazione ai piccoli studenti della scuola di robotica ospitati per tutta l'estate dalla fondazione con i formatori dell'associazione Electronic Information Technology. Domani abbiamo l'ultimo dei quattro eventi che abbiamo organizzato per far rivivere il chiostro della fondazione Carminello ad Arco. Abbiamo detto nelle interviste precedenti, questa rassegna è stata all'insegna della cultura. Il primo evento abbiamo avuto una rappresentazione teatrale con Antonio Grimaldi dove si è parlato della terra, quindi le origini, le nostre origini, il ritorno alla terra. Il filo conduttore dell'autore è stato quella frase che noi ricordiamo e che è ma ti lamenti, ma cosa ti lamenti? Invece il secondo evento è stato all'insegna della musica, musica classica napoletana, rivisitata dai fratelli Squitier, e che anche lì ritorno alle nostre origini, anche lì ritorno alle nostre tradizioni, anche lì il filo conduttore è stato rivalutare la cultura. Abbiamo avuto poi invece sabato scorso e domani gli eventi dedicati alla danza. Il primo evento è stato all'insegna, come dire, della socialità, dello stare insieme, i balli di gruppo. Vivere e condividere la danza, stare la socialità attraverso sempre un momento di crescita culturale. Domani invece avremo un momento all'insegna della pace. Innanzitutto è un momento di aggregazione, socializzazione non solamente per ucraini ma ovviamente tra ucraini, italiani e tutti i popoli presenti qui sul territorio. Una manifestazione che si svolgerà in serata all'insegna della danza, danza di varie direzioni. Danza classica, contemporanea, non voglio elencare tutti, latini, standard, tra singoli, coppie, insomma sarà una bellissima serata dedicata alla danza che coinvolge un po' tutti. Quindi è un momento veramente di aggregazione e anche chi non conosce magari si avvicina e ci conosciamo e così siamo un po' più uniti, è più semplice di aiutare in questo modo le ragazzi e le persone adulte che vogliono un po' vivere più serenamente questa situazione di crisi in Ucraina. Facciamo anche un invito per i cittadini ucraini a partecipare a questo evento di domani. Запрошуємо всіх присутніх на території українців. Будемо знайомитися та створювати культурні проекти разом.